Ava Max alle 8.33 su RTL 102.5, era il nostro new hit, ma cambiamo decisamente argomento. Oggi è il quarantennale dell'uccisione del magistrato Emilio Alessandrini, lo ricordiamo, avvenne a Milano il 29 gennaio del 1979 e la presidenza del Consiglio Comunale di Pescara ha organizzato una giornata proprio in collaborazione con l'associazione Emilio Alessandrini e la NM sezione distrettuale dell'Aquila. Il figlio Marco Alessandrini è sindaco di Pescara ed è con lui che questa mattina ricorderemo insieme a lui appunto la figura del padre e ricorderemo quello che è accaduto 40 anni fa. Ecco, sì, il delitto fu rivendicato con una telefonata alla redazione milanese del quotidiano La Repubblica. Nella rivendicazione, prima linea precisò che era stato scelto proprio Alessandrini per l'impegno che poneva nel rendere più moderna la struttura giudiziaria e più in generale perché considerava i giudici riformisti più pericolosi di quelli conservatori. Va detto che è una storia tragica, è una pagina tragica della storia della Repubblica Italiana, e di fatti come questi in quegli anni, Fulvio, ce ne sono stati parecchi a firma del terrorismo rosso e nero, no? Guarda, un qualcosa che ancora oggi fai fatica a leggere. Noi ringraziamo Marco Alessandrini, lo ricordava Giusy Legrenzi, oggi sindaco di Pescara. Innanzitutto buongiorno sindaco e grazie di essere con noi. Buongiorno e grazie per avermi invitato. Sa perché stavamo riflettendo, era proprio un parlare tra amici, ci permettiamo di dire, anche se siamo in diretta su RTL 102.5, come ricorda ad esempio oggi il giornale, ma tanti altri quotidiani. Suo papà fu assassinato mentre l'accompagnava all'asilo. Sa, qui non c'entra niente le polemiche recenti, Battisti, terroristi, eccetera. Semplicemente molti, anche perché magari di costoro hanno una discreta capacità dialettica, hanno infiocchettato le loro scelte assurde di 50 o 40 anni fa, si sono anche legittimamente riusciti a riconquistare un posto nel vivere civile. Resto però fermamente dell'idea che l'assoluta codardia di allora, l'assoluta mancanza di un minimo di empatia umana non possa e non debba essere dimenticato, pensando a suo papà, sindaco. Insomma, tante cose. E innanzitutto io facevo la terza elementare, era un lunedì mattina. Forse freddo come questo, non so, però certo ha lasciato una freddezza nel cuore. 40 anni sono nella vita di una persona, insomma, il sommo poeta avrebbe detto metà della nostra vita più o meno. E quindi, diciamo, in questi 40 anni sono successe tante cose. Io penso che noi abbiamo attraversato anni di silenzi, di imbarazzi e di queste cose non si parlava. Poi qualcosa è cambiato, anche perché diciamo l'emergenza, chiamiamola così, giudiziaria, i processi poi sono finiti ed è cominciata probabilmente l'analisi storica. E quello che diceva lei, che ovviamente è una questione che ho sentito profondamente sulla mia pelle, mi ha lasciato anche qualche cicatrice, legata al fatto che per decenni quella stagione lì, che ricordiamolo sempre, è stata una stagione di violenza, di 500 persone che sono state ammazzate, di 5.000 che sono state ferite, beh, quella stagione lì non è che può essere raccontata come una gioventù rivoluzionaria in cui il nome di un mondo migliore lo si voleva cambiare, perché lì c'era la P38, c'erano le pistole, ammazzavano le persone. E questo è un po' che, cioè, la storia, diciamo, non è che si debba scrivere dalla parte dei vincitori, perché io peraltro non è che mi sento vincitore di questa guerra, cosa avrei dovuto dire, però penso che sia opportuno perlomeno sentire entrambe le campane, quindi non solo coloro i quali quella violenza la portarono, alcuni di questi signori ancora oggi non è che fanno una, diciamo, non è che ne prendono le distanze. Poi ci sono appunto quelli che la violenza l'hanno subita, ricevuta e se la portano dentro. Chi era suo padre? Vorrei utilizzare le parole di un grande giornalista italiano, Walter Tobagi, che sarà poi ucciso il 28 maggio dell'anno seguente all'assassinio di suo padre dal gruppo terrorista di estrema sinistra Brigata 28 marzo. Scrisse sul Corriere della Sera: sarà per quella faccia mite da primo della classe che ci lascia copiare i compiti, sarà per il rigore che dimostra nelle inchieste. Alessandrini è il prototipo del magistrato di cui tutti si possono fidare. Era un personaggio simbolo, rappresentava quella fascia di giudici progressisti ma intransigenti, né falchi chiacchieroni né colombe arrendevoli. Vorrei che aggiungesse dell'altro dopo questa descrizione di Walter Tobagi, che ha pagato un prezzo altissimo.
Io penso che sia molto difficile aggiungere altro a questo, che è un epitaffio indimenticabile, anche perché è stato scritto da un grande giornalista, Walter Tobagi, che qualche anno dopo Emilio venne assassinato, appunto 40 anni fa, oggi il 29 gennaio, Tobagi verrà assassinato nel maggio del 1980. E allora quella è una descrizione che mi ha accompagnato, mi piace, che in qualche modo mi porto dentro. E poi vedete, nella mia, mi piace il riferimento alla mitezza. Diciamo, nel mio discorso di insediamento ho fatto riferimento alla mitezza come categoria. Certo, i miti degli anni 70, le persone mite, miti degli anni 70, alcune sono finite ammazzate sui marciapiedi di quegli anni 70 che lordano sangue. E poi probabilmente Emilio era oggi si definirebbe un progressista, uno che cercava di capire il fenomeno criminale oltre che perseguirlo. E questa fascia, questa sorta di cuscinetto di, chiamiamoli così, riformisti, penso alla vicenda di Guido Rossa, all'operaio dell'Italsider assassinato il 24 gennaio a Genova dopo che aveva denunciato l'infiltrazione brigatista in fabbrica. E perché se tu togli di mezzo, diciamo, questo cuscinetto di riformisti, chiamiamolo così, allora lo scontro avviene più facilmente. Però non c'è questa mediazione dello Stato. E poi, concludo, diciamo, il volantino di rivendicazione che è stato citato all'inizio. Io conosco questa letteratura, cioè ho letto qualche volantino di rivendicazione e sono, con gli occhi di oggi, illeggibili, perché pregni di un'intossicazione ideologica che li rende fuori, perlomeno dalle mie corde percettive, se così posso dire, e ti danno il senso che negli anni 70, diciamo, si era persa di vista un po' la realtà in nome dell'ideologia, perché l'uomo, gli uomini, venivano assassinati e cadevano quasi davvero come foglie degli alberi d'autunno. Sindaco Alessandrini, grazie per il suo ricordo del papà, la ringraziamo di cuore, la lasciamo alla sua mattinata importante. Fulvio, prego. Io le chiedo scusa, sindaco, grazie, perché la facevo più piccola all'epoca, ho parlato di asilo, invece lei stava andando, non dimentichiamo quel particolare, non perché voglia, per carità, farle rivivere l'incubo, ma questa gente ha sparato davanti a un bambino che andava in terza elementare, questa gente ha sparato a pochi metri dalla casa di Walter Tobagi, che era appena sceso e aveva salutato i cari. Questa gente farebbe bene a starsene zitta. Condivido. Grazie sindaco, grazie Marco Alessandrini, le auguriamo una buona giornata e colga il nostro abbraccio sentito anche se radiofonico. Grazie, vi ringrazio. Questa giornata di gennaio sembra meno fredda allora. A presto, grazie ancora. Arrivederci.